Consiglio comunale agitato a Chieti nella seduta mattutina in programma presso il polo tecnico della provincia è stata la vertenza Burgo a tenere banco. A sollevare la questione è stato il consigliere di maggioranza Liberato Aceto. Il 4 dicembre infatti scade la cassa integrazione per i 133 lavoratori ex Burgo, una rappresentanza dei quali era presente in aula. Al sindaco di Primio è stata chiesta chiarezza sulle sorti dei dipendenti con i quali ha avuto un incontro fuori dall'aula. Purtroppo, ha detto di Primio, per i lavoratori si aprono le porte della mobilità perché hanno già goduto dei benefici della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, compresa la proroga. L'impegno assunto è stato quello di sveltire al massimo le procedure per far partire le nuove attività nel sito della storica cartiera e di fare di tutto affinché gli ex Burgo abbiano una corsia preferenziale nelle future assunzioni. Il punto di ripartenza è la INTE. La prospettiva, certo, si chiama INTE, si chiama anche INTE, ma la prospettiva si chiama la ricollocazione all'interno dell'area ex Burgo di nuovi insediamenti produttivi che potranno, questo è il patto di ricollocazione che stiamo predisponendo, che potranno vedere impegnati i lavoratori ex Burgo. Prima però l'area dovrà essere bonificata. Quell'area, ahimè, è inquinata come tutte o quasi tutte le aree della Val Pescara. Di conseguenza saranno necessarie le operazioni di caratterizzazione e di bonifica dove è richiesto per poterle rendere nuovamente edificabili. È già stato fatto per un sito e quindi i nuovi progetti già sono cantierabili appena terminato l'iter di autorizzazione. È evidente che per le altre aree dove fosse rilevata o comunque individuata una situazione di criticità per questioni di inquinamento ambientale è necessario fare la caratterizzazione e poi ovviamente la bonifica.